Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. E ben trovato in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato molti video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime appunto di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è La trappola del Messia. Se il livello di coinvolgimento di una persona verso un'altra è eccessivo, in termini di intensità o di frequenza, si corre il rischio di cadere in ciò che alcuni autori chiamano la trappola del Messia. Amare e aiutare gli altri, che significa la trappola del Messia, amare e aiutare gli altri dimenticandosi di amare e aiutare se stessi. La trappola del Messia viene alimentata da persone che si fanno coinvolgere troppo dalla sofferenza altrui. Con lo slogan, se non lo faccio io, non lo farà nessuno. In questo senso, se teniamo conto solo dei punti di vista e dei desideri e delle emozioni altrui, la convivenza diventerà impari. Poi, ovviamente, se vuoi continuare a leggere, ripeto, è postato qua sotto l'articolo intero. Nelle relazioni tossiche, soprattutto quelle con i borderline, la trappola del Messia è dietro l'angolo. Io spezzo una lancia, naturalmente, e anticipo sul discorso delle persone affette da disturbo borderline, perché io non sono qua a dire che se tu hai un partner borderline lo devi lasciare. No, non lo devi lasciare. Lo devi fare ragionare inizialmente. Devi fargli capire, qualora sia possibile, che ha un problema di un disturbo di personalità. Però, se il tuo borderline non ti ascolta, allora devi salvarti la vita e uscire dalla relazione. Quindi il primo passo è di andare incontro al borderline e il secondo è di uscire dalla relazione. Perché sennò di mezzo ci potresti andare tu. Questo è il problema. La trappola del Messia è una cosa che devi le persone, le codipendenti, se sei entrata all'interno di una relazione tossica vuol dire che sei una codipendente. Se sei una codipendente vuol dire che hai avuto un'infanzia travagliata, situazioni di anaffettività, uno dei due genitori era freddo, mettiamola così, oppure era scostante, un giorno era freddo e un giorno era dolce, un giorno era carino. Trattamento caldo freddo ti ha portato a sentirti in colpa, ti ha portato ad assumerti tutte le responsabilità. Sei l'altra parte del narcisismo. Se il narcisista ha avuto un'infanzia difficile e si è chiuso dentro un mondo fatto di egocentrismo e di manipolazioni, tu che sei la codipendente, quindi persona empatica, ti sei assunta le responsabilità. Ma perché papà fa così? Ma perché la mamma non mi considera? Sarà colpa mia. Alla lunga questo ti porta a delle profonde ferite emotive, molto difficili da guarire, ma possibili. È possibile guarire da queste ferite emotive, ma non di certo in compagnia di partner abusanti o amici abusanti. La trappola del Messia, soprattutto ripeto con i borderline, ti porta spesso a dire, appunto perché sei codipendente, a dire, ma insomma, poverino, lui si rende conto di avere un problema. Infatti, i borderline spesso e volentieri ti dicono: mi dispiace per quel che ho fatto, non lo rifarò più, sono davvero pentito. Ma poi regolarmente lo rifà. Devi imparare a non cadere nella trappola del Messia. È più facile da dirsi che da farsi, lo so perfettamente. Ma se tu attraverso la tua empatia non riesci a porti dei limiti, questo è un casino. Ho fatto un video nella settimana scorsa legata alla dispatia. Tu devi diventare dispatico. Che cosa significa? Significa che tu dai tutto quel che puoi dare,
ma devi avere dei limiti. Prima vieni tu. Se senti ansia e confusione, va bene la prima volta e ne parli col tuo partner o amico di questa cosa. Alla seconda volta, taglia il rapporto. È così che tu creerai per te stessa e per le persone che ti sono vicine un mondo migliore. L'empatia è un'arma a doppio taglio, cioè è importante essere consci di essere empatici e coltivare la propria empatia, ma trasformarla in dispatia, che diciamo è un 2.0 dell'empatia. È un miglioramento, è un'evoluzione. Se tu continui a prenderti in carico tutti i problemi del mondo, il mondo andrà male perché tu non puoi risolverlo. Le persone, gli abusanti, non vogliono migliorarti, vogliono ridurti schiavo. Qualora tu sia schiavo, qualora poi tu diventerai schiavo, ti abuseranno prima per poi scartarti crudelmente. Quindi non farai né il bene suo né il bene tuo. Devi imparare attraverso la dispatia a non entrare nella trappola del messia, perché se tu metti al primo posto l'aiuto degli altri, sempre e comunque, tutto ciò ti porterà a non aiutare veramente negli altri e in te stesso. E tutto andrà a rotoli. Tutto qua. Cerchiamo sempre di stare uniti e di elevarci, riconoscendo i segnali di narcisismo patologico attraverso l'ascolto dell'ansia e della confusione. Qualora tu li percepisca, esci dalle relazioni, tutte. Questo mondo ha bisogno sempre più di persone empatiche che siano consci delle loro qualità e si migliorino sempre. Questo è il mio messaggio. Se ti è piaciuto il video, clicca il like. Condividi il video se reputi che a qualcuno possa interessare. Clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti che spesso e volentieri riguarderanno relazioni tossiche. Ciao da Stefano.